12:33 minuti in questo istante. Oggi è lunedì 11 gennaio e siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui in diretta con voi su Good Morning Milano, su Milano News, con una nuova puntata di Good Morning Milano per raccontarvi tutto quello che fa grande la nostra città, i milanesi che fanno grande la nostra città. Ma insomma, lo sapete, Good Morning Milano ritorna in questo 2021 seguendo la scorsa edizione con tanti ospiti, ospiti fissi, ospiti che verranno a trovarci tutte le settimane in collegamento con noi. Al momento, come potete vedere nello studio, sono ancora solo, ma speriamo prima o poi di poter avere di nuovo a questo tavolo i nostri ospiti con cui chiacchierare. Per il momento i nostri ospiti li avremo in collegamento. La cosa che mi fa piacere è ritrovare però alcuni ospiti fissi, tra cui l'ospite più bella che abbiamo. C'è poco da fare. Lei è semplicemente un vaso, verrebbe da dire, ma è molto di più in realtà. Sto parlando di Arianna. Possiamo collegarci con Arianna, che in questo momento ci sta dando in tempo reale il livello di PM2.5 sulla città di Milano. È un livello medio dato dalle più di 100 Arianne che sono installate sui balconi, sui terrazzi della nostra città, grazie ai ragazzi di Wizz Air. In questo momento Arianna sta dando un livello di 28, eccola qua, vedo è saltato un attimo il collegamento con Arianna, ma abbiamo visto comunque che era a 28, 28 appunto nanogrammi per metro cubo. Questo il dato di Arianna. Come dicevo, 100 Arianne installate sulle terrazze, sui balconi, grazie a Wizz Air. Wizz Air che troveremo venerdì sempre qui in diretta con noi, perché ci sono tante novità e i ragazzi di Wizz Air hanno inventato davvero grandi grandi cose. Andiamo avanti però, perché è lunedì. Lunedì si è sempre, da quando il mondo è nato, sembra sempre parlato di sport e di calcio. Chi siamo noi per non farlo? Ma insomma, lo sapete, lo facciamo nello stile che piace molto a noi di Milano News, dove andiamo a parlare di quello che magari gli altri insomma non stanno più di tanto guardando, anche se ultimamente l'attenzione è molto molto elevata. Stiamo parlando del calcio femminile e lo facciamo insieme a Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia, ben ritrovato. Ecco, adesso appena aprono il canale audio ti sento. Mattia, eccoti qua, buongiorno Mattia. Eccoci qui, buongiorno a tutti, ciao Fabio. Ciao Mattia, ben ritrovato, buon anno. Sono contento di ritrovarti, perché dicevo appunto, ci siamo salutati in un 2020 che ha iniziato a vedere un po' gli occhi puntati sul calcio femminile. Sempre di più invece vengono puntati questi occhi sul calcio femminile, e quella che arriva questa settimana è una settimana importante per delle partite molto molto importanti del campionato di Serie A, giusto? Esattamente, perché dopo appunto la pausa natalizia e l'ultima settimana dove si è giocata la Supercoppa femminile vinta dalla Juventus, adesso finalmente torna anche la Serie A femminile, che ci è mancata a tutti quanti. Due partite molto importanti per le milanesi: l'Inter ospiterà la Juventus, capolista e supercampionessa appunto da pochi giorni fa, e il Milan invece andrà a Verona per restare sulla scia proprio delle bianconere. Quindi due match importanti in chiave scudetto, perché sicuramente l'Inter non è ancora questa grande squadra nel campionato femminile, però sta crescendo, c'è un miglioramento quest'anno e potrebbe magari far fare un passo falso alle bianconere, mentre il Milan invece va a giocarsi con l'Hellas Verona una partita dove deve assolutamente vincere per confermare il trend. Ecco, allora inizia infatti sabato il Milan contro il Verona a Verona, giusto? Esattamente, mentre invece l'Inter giocherà domenica alle 12:30 qua in casa contro la Juventus. Chi sono le giocatrici a tenere d'occhio per questo Verona-Milan? Verona-Milan sicuramente per le gialloblu Asia Bragonzi, la giovanissima bomber del Verona che sta facendo molto bene. Dall'altra parte per il Milan sicuramente la capitana Valentina Giacinti, che quest'anno sta davvero segnando a raffica. Mentre invece per Inter-Juventus, per le bianconere sono un po' tutte quelle alla fine da tenere d'occhio, perché è uno squadrone eccezionale, campione d'Italia. Per l'Inter sicuramente la solita protagonista sarà Gloria Marinelli, il genio molisano che sta trascinando la squadra a un ottimo posizionamento in classifica. Invece per la Juve, beh, Juve-Inter, insomma la Juve si sa, sono sempre quelli i giocatori, no? Da tenere sotto controllo, mi sembra, giusto Mattia? Sì, esatto. Hanno appena vinto la Supercoppa femminile, quindi è difficile fare solo un nome, perché ogni partita c'è una protagonista diversa, che sia un difensore che ferma qualsiasi attacco avversario, o sia la solita bomber Cristiana Girelli.
Perfetto, allora ricordiamo quindi questo weekend l'appuntamento inizia sabato per le milanesi e poi appunto il big match che potrebbe diventare magari anche una buona palestra per l'Inter che dicevi appunto sta incominciando a carburare meglio in questo campionato femminile contro la capolista e super campione della Juventus, giusto? Esattamente, è un ottimo test per la squadra di Attilio Sorbi che deve iniziare a far bene anche in queste partite così importanti. Ricordiamo Mattia, dove possiamo trovare tutte le informazioni però sul calcio femminile se ci vogliamo appassionare a questo bellissimo campionato, dove possiamo trovare tutte le informazioni necessarie? Ma su Cartellino Rosa, sulla nostra pagina Instagram, Facebook, sul nostro blog, abbiamo anche un canale YouTube e un podcast che si trova un po' ovunque, quindi siamo davvero su tutti i mezzi di comunicazione possibili per parlare sempre del calcio in rosa. Perfetto, allora Mattia, io ti ringrazio tantissimo davvero per questo primo collegamento. Hai aperto la stagione dei collegamenti 2021. Sono molto contento di averlo fatto con voi di Cartellino Rosa. Ci vediamo lunedì prossimo. Me è sempre un piacere, grazie ancora a te Fabio e buon anno a tutti ancora. Grazie mille, a presto Mattia del giudice Cartellino Rosa, che appunto avremo in collegamento tutte le settimane per parlare appunto di calcio femminile. A questo punto arriva invece un momento di pausa, lo sapete, insieme a quelle tre fantastiche ragazze che di parole sanno farne ottimo uso. Parliamo delle foche parlanti, coloro che creano davvero della poesia e dei momenti magici. Grazie alle loro parole, quest'oggi è il momento di Acelia Jonac. Voglio essere corpo che tremula, si muta, tumula, contrario al vento furioso, caduco, un corpo profondo, opera viva, sbuca, morte. Voglio essere corpo che tremula, si muta, tumula, contrario al vento furioso, caduco, un corpo profondo, opera viva, sbuca, morte. Voglio essere che tremulo, muto, tumulo, contraria al vento furioso, cado, un corpo profondo, un'opera viva che sbuco anche attraverso la morte. Ve lo dicevo, insomma, sono davvero delle poesie, sono dei momenti poetici e magici quelli che possiamo vivere grazie alle incursioni poetiche delle foche parlanti che ci raggiungono sempre qui a metà della nostra trasmissione, sia il lunedì che il mercoledì che il venerdì qui in diretta su Good Morning Milano. Grazie mille davvero ad Acelia Jonac, grazie mille poi a Francesca e ad Alice che ci raggiungeranno nei prossimi giorni. Ahimè, c'è poco di poetico e poco di magico nel prossimo tema, nel tema importante, nel tema clou della giornata perché sarebbe bello, anzi, invece, poterne parlare in maniera poetica e in maniera magica di quel mondo che dovrebbe essere importante per l'istruzione e la formazione di tutti noi, ma ahimè, davvero, in questo momento sembra che ci sia qualsiasi priorità tranne quella della scuola e proprio su questo, infatti, nasce priorità alla scuola e quindi ci colleghiamo, la vedo già collegata con noi, la ringrazio per essere qui con noi oggi, Maddalena Fragnito, buongiorno Maddalena di Priorità alla Scuola Milano, grazie mille di essere collegata con noi. Ciao, buongiorno. Dicevo, sarebbe bello parlare di scuola parlandone anche in maniera poetica, in maniera magica, perché davvero avvengono delle magie di solito all'interno delle scuole e dovrebbero avvenire delle magie creando e formando le giovani menti. Ahimè, ultimamente però sembra parlare semplicemente di orari del treno e di ritardi sull'espresso, sembra, no? Ma sì, allora diciamo, partiamo da questo presupposto che insomma la pandemia, come dice qualcuno, è un portale, no? Nel senso che ci ha mostrato, ha reso evidente tante cose, tante storture. E rispetto alla scuola, sicuramente le principali sono la prima, quanto diciamo lo smantellamento degli ultimi 30 anni della scuola pubblica sia stato consistente e dall'altra parte l'attuale totale disinteresse che un'intera classe politica ha nei confronti, diciamo, dei diritti dei minori e della formazione, del diritto all'istruzione, ovviamente.
Come vi ricorderete, forse noi ci eravamo lasciati prima di Natale con questi striscioni appesi davanti a tutte le scuole, con sopra scritto ci si vede il 7. Sì. Chiaramente era un messaggio, diciamo, un po' a cavallo tra il provocatorio e anche un po' minatorio, no? Nel senso che già allora si nasava che insomma questo balletto delle aperture e delle chiusure non si sarebbe risolto nelle vacanze natalizie, non si risolve d'altronde da oltre 9 mesi, e quindi ci sembrava importante, diciamo, continuare a smascherare il ruolo, no? Che le scuole italiane hanno in pandemia per il governo. E ci sembra di poter dire che insomma la loro chiusura sia stata e sia tuttora, diciamo, funzionale, no? Alla mancata attuazione di politiche serie di finanziamento al reddito per tutte quelle attività che secondo noi dovrebbero dare priorità alla scuola. C'è un paese maturo, come tra l'altro succede in altre parti, diciamo, d'Europa, in paesi vicino a noi, dà priorità a minori e scuole garantendo, diciamo, ristori, reddito e sussidi un po' più consistenti a tutte quelle attività, diciamo, che in questo momento non sono essenziali. Infatti, anche perché appunto noi ci eravamo salutati poco prima di Sant'Ambrogio, dicevo ci si vede fra un mese in classe, invece di tutto è successo tranne rivedersi in classe. Come dicevi appunto, la priorità viene data sempre a qualcos'altro, non alla scuola, che però ha dimostrato, e voi lo state dicendo veramente da tanti mesi, di essere un luogo sicuro prima di tutto, che si può gestire in maniera sicura e che sta invece dall'altra parte provocando gravi, gravi danni a rimanere chiusa, giusto? Allora, la scuola non è un luogo sicuro di per sé, la scuola è nel mondo, diciamo, in questo pianeta Terra, e quindi è assolutamente poroso con ciò che viene fuori. Questo è il motivo anche per cui insistiamo sulle priorità. Detto ciò, proprio anche grazie alle battaglie che Priorità alla Scuola porta avanti da aprile in avanti, nella scuola, con più o meno, diciamo, risultati, sono state portate dentro dei sistemi di monitoraggio che garantiscono a questi spazi, diciamo, una sorveglianza attiva migliore di tanti altri luoghi, no? E questo lo dimostrano, per esempio, le tante classi andate in quarantena, che non vuol dire, non è un dato negativo questo, è un dato positivo, nel senso che vuol dire che appunto Controllo. quella barriera, no, funziona, sta funzionando. Chiaramente, diciamo, questi necessari interventi devono essere rafforzati, soprattutto devono essere equiparati su tutte le regioni d'Italia, perché noi vediamo per esempio delle regioni che stanno lavorando molto bene come la Toscana e l'Emilia e delle regioni che purtroppo, diciamo, sembrano in altri paesi, no? Per esempio, parlo della Lombardia, dalla quale provengo, piuttosto che la Campania, no? Dove i ragazzi e le ragazze hanno fatto sì o no 10 giorni di scuola da marzo 2020, e nonostante questo, la scuola è considerata, diciamo, l'elemento untore della società. Sto parlando di tutti i gradi di scuola in Campania, attenzione, Sì. dalle elementari alle secondarie di secondo. Quindi c'è chiaramente, come dici tu, un problema, diciamo, comunicativo sulle scuole, no? Che però, appunto, come dicevo all'inizio, è un po' strumentale, cioè indicare, Infatti, diciamo, perché il proprio territorio ci permette, no, di avere questa politica di aperture e chiusure un po'. Maddalena, però un po' questa cosa si è capita a un certo punto, perché appunto era stata data la colpa alla scuola, poi giustamente si diceva no, ma non è colpa della scuola, è colpa di come si va a scuola, no? Quindi il problema sono i mezzi, ad esempio, sono i mezzi pubblici, sono gli orari. Beh, Milano, ad esempio, ha risposto prontamente con il patto per Milano, ad esempio. Il patto per Milano era già pronto al 4 di gennaio, è arrivata una bellissima comunicazione al prefetto, anche a noi in redazione, dicendo il patto per Milano è pronto, eccolo qua, abbiamo lavorato, sindaco, prefetto e tutto. Dopo 2 giorni il patto per Milano buttato via, anzi, tra parentesi mi viene da dire, fatti lavorare durante Natale per nulla, cioè tutti a lavorare per niente poi però. Quindi perché, dov'è che non si vuole intervenire? Allora, sulla questione di tutti a lavorare per nulla, io devo dire estenderei questa categoria anche agli stessi insegnanti, docenti di S che da questa estate, si ricorderà, diciamo, spostano mobili, tolgono mobili, mettono frecce.
per poi, diciamo, essere sorpresi 24 ore prima di una possibile apertura dall'ultimo DPCM. Quindi anche in questo senso c'è, a nostro avviso, da parte del governo, diciamo, un totale disprezzo, no, nel ruolo non solo della scuola in sé, della sua funzione, quindi dei diritti dei minori, ma anche proprio dei lavoratori Chi ci della scuola. lavora dice, sì, insomma, che è sempre. Rispetto a, è Abbiamo chiaro che visto la scuola. WhatsApp di presidi a mezzanotte, 10 minuti, dicendo, dovendo dare nuove indicazioni all'ultimo minuto della domenica sera. Infatti, insomma, sono delle cose inaudite. In più, immagina la quantità di messaggi che ricevono da genitori e studentesse che chiedono giustamente a 24 ore da una possibile apertura quale sarà, diciamo, la giornata successiva. Quindi no, sicuramente c'è un problema enorme che è sempre lo stesso, no? Che ruolo ha, diciamo, l'istruzione e la scuola all'interno della nostra società? Rispetto alla connessione, no? Come si diceva prima, la scuola non è un'isola a sé, no? La scuola si dà all'interno di un sistema, diciamo, di interazione tra trasporti pubblici e chiaramente anche salute pubblica, no? E quindi più forti sono le interazioni e quindi tutte le istituzioni che in qualche modo interagiscono con la scuola, meglio le scuole in qualche modo potrebbero garantire un presidio sanitario, che è quello che, diciamo, in qualche modo chiediamo da aprile. Ora, è ovvio che abbiamo davanti un problema che si chiama servizio pubblico, cioè il mancato finanziamento e soprattutto la mancata organizzazione governativa del servizio pubblico. Inoltre c'è diciamo, quel capitolo quinto, no, della Costituzione che sta in qualche modo frammentando l'Italia, no? Dando in un certo senso molto potere alle regioni di interferire sull'istituzione che invece dovrebbe, a nostro avviso, avere una linea chiara e una linea centralizzata, e questo sta generando ulteriori divisioni dell'Italia, non nego in particolare rafforzando la netta divisione tra nord e sud, ma anche divisioni estreme e disuguaglianze tra città e città, centro e periferia. Ogni scuola va da sé. Ha sentito questa mattina a Radio 1 Lazzolina? Cosa ha detto? Ha detto che basta, sono molto preoccupata, oggi la DAD non può più funzionare. Cioè dice che in poche parole è un fallimento la DAD. Hanno ragione gli studenti, non può più funzionare. Se anche il ministro dice così, però vorrei capire davvero quali sono questi poteri occulti, viene da dire a questo punto, che fanno di tutto per cercare di manomettere la scuola. Allora, rispondo alle due questioni. Sulla DAD, diciamo, ci sono studi autorevoli che già al 20 aprile 2020 Insomma, non serviva Lazzolina dimostravano. l'11 gennaio 2021, dice. Esatto, dimostravano già allora quanto, diciamo, questo possa incidere nella dispersione scolastica, che è salita al 20% dal 14%, che è già una percentuale altissima in Europa. Oggi chiaramente stanno cominciando a uscire anche studi di altra natura, ovvero legati più alle conseguenze psichiatriche e psicologiche che i ragazzi, in particolare di quella fascia di età, stanno subendo sempre con più, diciamo, incidenza. Sull'Azzolina io non mi pronuncio più, nel senso che questo slogan che lei usa come slogan, ma noi lo usiamo come, diciamo, pratica politica di dare priorità alla scuola, deve un po' trasformarsi in fatti, nel senso che la DAD non funzioni, che le sedie a rotelle, i tavolini a rotelle non funzionano, che le scuole non sono aperte in Italia perché la DAD non è scuola, mi sembra evidente a tutti. Non si può continuare a dare importanza alla scuola se non si fa materialmente niente per aprire queste scuole, Cosa ovvero avete? anche attraverso, per esempio, diciamo, l'aggressione, no, al recovery plan che è in entrata e che dovrebbe in qualche modo essere attenzionato soprattutto dalla questione dell'istruzione e della sanità. Sì, lì sarà un bel dilemma perché sembra che veramente lì la torta diventa sempre più piccola perché tutti quanti qua vogliono mangiarsela. Però giustamente dice 30 anni e più di tagli al settore scolastico, forse è arrivato il momento di, visto che arriva qualcosa, di usarlo invece per sistemare le scuole, perché appunto il concetto è. Non è tutto da buttare via, si può fare perché infatti in questo periodo comunque tantissimi dirigenti scolastici, tantissime persone all'interno della scuola, diciamo dal basso, mi verrebbe da dire, hanno invece fatto grandi cose. Ma sì, hanno lavorato giorno e notte, soprattutto per provare a, diciamo, ridisegnare le scuole da dentro in termini architettonici e di spostamenti, soprattutto per garantire, rimodulare gli orari. Per esempio, porto l'esempio personale, nella scuola mia hanno aperto
una porta per ogni sezione, ogni grado della stessa sezione entra scaglionata a seconda, cioè sono questioni che chiaramente richiedono un'organizzazione grossa e anche una collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica importante, e laddove è stato messo in campo questo tipo di pratiche stanno funzionando in modo molto proficuo. Sempre parlando di questa scuola, non c'è mai stato un contagio né una classe in quarantena, di conseguenza da settembre. È ovvio che tutte le scuole non sono così e che queste, diciamo, condizioni possono essere garantite solo e solamente in scuole che hanno già, diciamo, degli elementi fortunati Insomma, preesistenti, ma viene da questa dire, Maddalena, mi stai facendo capire, Maddalena, che in realtà non fa nient'altro che ad accentuare ancora di più, a questa situazione accentua ancora di più la differenza tra le varie scuole. Quindi poi lì va la fortuna di chi finisce nella scuola X o nella scuola Y, cioè è quella solo, no? Cioè si va ancora ad accentuare di più la differenza tra le scuole più e le scuole meno. Allora, questo però non è diritto all'istruzione garantito No, su no, no. tutto il suo il territorio, diciamo, del paese, no? Non si può, non ci si può non si può basare i diritti Appunto, su mi dice, cioè, questa situazione va ad accentuare ancora di più questa disparità. esatto, ed è per questo che, diciamo, noi come priorità da aprile facciamo delle richieste molto chiare affinché, diciamo, questo disastro non si rafforzi ulteriormente, ma purtroppo già Ecco. abbiamo Allora, Maddalena, siamo quasi in chiusura. Allora, so che ti sarai quasi stufata a dirle, a farle di queste richieste, però ricordaci, io lo faccio per voi, nel senso, sono, io più che farvele ripetere all'ennesima potenza e farle andare nell'etere, nel network, non posso fare. Ripetici ancora una volta, però, quali sono queste richieste che state facendo e adesso che, da quanto ho capito, si è superato un limite, cioè secondo voi, da quanto ho capito, lo state dicendo da un paio di giorni, state dicendo, cioè si è arrivati veramente a superare il limite. Che cosa succederà da oggi in avanti? Ok, allora le richieste, diciamo, che facciamo da sempre sono chiaramente richieste che si occupano del breve e del lungo termine, no? Dentro e oltre l'emergenza, la pandemia. Da sempre chiediamo per garantire l'apertura delle scuole in sicurezza, in presenza e in continuità, che è un po' un termine molto importante adesso soprattutto, chiediamo che siano dati più spazi alle scuole e che siano, diciamo, in qualche modo mantenuti tutti quegli edifici molto, diciamo, cadenti di cui l'Italia può vantarsi. Chiediamo più assunzioni, chiediamo la stabilizzazione dei precari, chiediamo in particolare la riapertura delle infermerie per ogni plesso. Questo garantirebbe una cosa che non è successa in questi 4 mesi di apertura delle scuole, la possibilità di tracciare e monitorare, cioè di avere una sorveglianza attiva con un canale principale sulle scuole. Questo abbiamo anche fatto, diciamo, una quotazione di quello che vorrebbe dire. Sono 400 milioni, non è una cifra così, diciamo, impossibile, no? Inoltre, adesso, per esempio, chiediamo di emulare la Regione Toscana, che dopo le vacanze di Natale ha fatto uno screening totale a tutta la popolazione. Questo vuol dire rientrare a scuola e non chiuderla dopo 2 giorni. Inoltre, crediamo che, diciamo, il personale scolastico ad alto rischio sia inserito nella fase 1 del calendario vaccinale governativo. Queste sono, diciamo, delle richieste che a noi sembrano minime e che non solo risolverebbero un problema attuale adesso dentro l'emergenza, ma risolverebbero anche tanti problemi preesistenti la pandemia. Chiaramente questo discorso poi si intreccia con delle richieste più a lungo termine che vanno incontro anche alla definizione, diciamo, di una richiesta di maggiori finanziamenti per la scuola, a partire dal Recovery Fund. E lì si parla di tempo scuola, di garantire il tempo pieno su tutta la penisola italiana e non solo in Lombardia, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di riflessioni in corso all'interno di questo movimento che, se posso dire, è uno dei primi, diciamo, intergenerazionali, no? Sulla scuola, e questo ha di positivo che produce una serie di diciamo, tavoli, riflessioni, documenti che trattano diversi ambiti Maddalena, e non perché ricordiamolo bene, il vostro è un movimento dove c'è dentro davvero tutto il mondo della scuola, giusto? solo. Esatto, ci sono genitori e studenti, insegnanti, DS e personale ATA. Ok. E anche team lovers, perché Scusa? e
e anche persone che amano la scuola, Ah, ok, diciamo. giusto, giusto, sì. Che insomma, stiamo scoprendo l'esistenza di questi personaggi effettivamente in questo momento e non ci sarebbe quasi a cioè, ci stupiamo, ma in realtà, pensarci bene, non ci sarebbe a stupirsi perché tutti quanti davvero dovremmo amare la scuola perché è quella che forma la nostra nazione, che forma il nostro futuro, che forma quello che volete, nel senso, forma veramente una società. E quindi, insomma, davvero, è anche bello scoprire che c'è questa gente che ama la scuola a prescindere se ha figli o non figli che ci vanno, se è stato o non è stato un insegnante. Quindi davvero, priorità alla scuola sicuramente un obiettivo l'ha già raggiunto. Io te lo dico da giornalista, te lo dico da osservatore, da uno che a scuola non ci voleva andare, ad esempio, però è stato quello di veramente accendere riflettori molto bene sul mondo della scuola e parlarne in maniera completa, però, appunto, non è solo un sindacato, appunto, non è un sindacato che parla quindi solo dei lavoratori, non è solo una struttura che quindi parla delle scuole che vengono giù a pezzi, ma è proprio un movimento che prende a tutto tondo il mondo della scuola e ce lo sta raccontando. E secondo me state facendo un bellissimo racconto che lascerà i suoi frutti. Speriamo però davvero che finalmente vengano anche ascoltate le vostre richieste. Che cosa succederà però da oggi in avanti? Questo non mi è ancora detto, però cosa succederà, che cosa farete? Allora, no, chiudo dicendo che sì, hai ragione, nel senso che priorità alla scuola, diciamo, pensa che sia necessario ripartire dalla scuola pubblica proprio come gesto radicale per ripensare il presente, che non ci sarà nessuna uscita dalla crisi se non saremo capaci, diciamo, di tale cambiamento di rotta. Cosa succederà da oggi in avanti? Noi ci concentreremo, come al solito, sui due livelli. Da una parte, diciamo, tutte quelle lotte, presidi, per chiedere che la scuola sia messa, diciamo, nelle priorità governative. Dall'altra, terremo aperto, come sempre, un canale più di ricerca dove, si faranno delle richieste economiche, diciamo, più legate a come saranno spesi i soldi e quindi scrittura di documenti e, incontri, si spera, presto con il governo. Maddalena, io davvero ti ringrazio e vi faccio i complimenti per tutto il lavoro che state facendo, voi di Priorità alla Scuola e tantissimi che siete. È stato veramente bello averti ospite qui con noi oggi per poter parlare di questo tema. Mi auguro davvero di risentirci in tempi migliori. Ahimè, se non ci dovessero arrivare questi tempi migliori, ci sentiremo comunque perché cercheremo di darvi voce il più possibile. Davvero, grazie mille Maddalena. Grazie a voi per lo spazio. Grazie Buona mille giornata. davvero a Maddalena Fragnito di Priorità alla Scuola Milano. Beh, avete sentito, insomma, sono temi importanti. Cercheremo di tornarci presto, di tornare presto a parlarne. Anzi, cercheremo di non spegnere mai, mai i riflettori sul mondo della scuola. Sono le 13:01, quindi è ora di andare tutti quanti in pausa pranzo. Anche noi di Milano News facciamo e abbiamo questo brutto vizio. E quindi io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento a mercoledì, sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano, per parlare di Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra grande, grande città. Grazie mille, arrivederci, a presto.